Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Iniziamo questo percorso qui in chiesa, ma vogliamo sentirci anche uniti a tutte le famiglie, con noi anche a casa. Prego la Via Crucis questa sera, utilizzando anche percorso qualissimo che abbiamo consegnato ai bambini e alle famiglie della nostra comunità. Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra come grande è il suo amore. Noi oggi decidiamo di stare accanto a lui per dimostrargli che anche noi lo amiamo e siamo pronti a seguire. Prego. Signore, tu ci chiami a vivere accanto a te sulla via della croce. Fa che possiamo seguirti senza stancarci a correre le stesse passi. Fa che attraverso gli occhi dei tuoi testimoni possiamo imparare a riconoscerti e amarti sempre di più. Il fuoco della tua passione venga per un scintilla sul nostro cammino, perché con te possiamo attraversare i giorni della nostra vita con la certezza di averti sempre testimoniare la verità e l'amore di Dio, Signore.
significa a volte non essere cattivi ed essere presi di Dio. Preghiamo, perdonaci i nostri peccati massi egoismi. Insegnaci a guardare con amore a te, che hai sopportato tutto questo. Amen. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Egli si è caricato delle nostre sofferenze e si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso e umiliato. Dio per noi si è fatto piccolo e debole, si è fatto bambino e adesso è un uomo che cade sotto il peso della croce. Non usa la forza, ma soffre insieme a noi. Aiutaci, Gesù, a conoscerti di più. Padre, desideriamo sempre di camminare insieme a te. Amo. Quarta sezione. Gesù incontra la sua madre. Signore, guardò Maria, sua madre. Anche a te una spada trafiggerà. Quasi tutti i suoi discepoli lo hanno abbandonato, ma la mamma lei rimane. Il suo amore è talmente grande da non permettere di scappare e nascondersi. Maria è accanto a suo figlio e piange con lui. Insegnaci, Gesù, a fare come Maria, a non abbandonarti nei momenti difficili, ma a perseverare nella fede in te. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere su di sé la croce di Gesù. Simone viene obbligato a portare con Gesù
la croce. Forse credeva in lui, oppure no, ma accettava la sua vita e l'incontro con Gesù gli ha cambiato la vita. Aiutaci, Gesù, ad affrontare ciò che la vita ci propone e ad aiutare gli altri nei momenti difficili. Amen. Sesta stazione. La Veronica asciuga nel volto di Gesù. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Non specchio per poterci avvicinare. Dopo Maria, un'altra volta si avvicina a Gesù e asciuga il sangue e il sudore a suo modo spigolato. È un piccolo gesto d'amore, ma grande per significato. Insegnaci, Gesù, a vedere dove c'è bisogno di noi, dove possiamo fare del bene anche con un piccolo gesto. Settima stazione. Gesù cambia per la seconda volta. Maltrattato si lasciò e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto in cielo. Il peso della croce è sempre più grande. Gesù cade la seconda volta e non teme di mostrarsi stanco, offerente, umiliato. Gesù condivide con tutto e per tutto la nostra umanità. Ti ringraziamo, Gesù, per aver scelto di vivere come noi, accettando non solo i nostri lati positivi, ma anche quelli più faticosi. Amen. Ottava stazione. Gesù consola le donne. Lo seguiva una gran folla di uomini e di donne che si battevano per lei e facevano un lamento su di lui. Molte volte hanno seguito Gesù nella sua predicazione e hanno creduto alla sua parola. Sono persone semplici, umili, che però stanno amare la mente. Educa Gesù
il nostro cuore, affinché sappia amare con fedeltà e semplicità, e ispira i nostri desideri di profondi. Amen. Una stazione risucare per la terza mi scherniscono quelli che mi vengono, storcono le labbra, scuotono il capo, si è affidato al Signore, lui lo scappa, lo libera, se sono. Gesù è quasi giunto al termine del suo doloroso cammino. I suoi nemici gli hanno tolto l'odio di rottura e sente su di sé l'odio della folla che lo circonda. Perdonaci, Gesù, per tutte le volte che abbiamo chiuso gli occhi di fronte alle sofferenze delle persone che abbiamo incontrato. Amen. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno doveva mettere. Gesù è spogliato delle vesti, non ha più nulla per sé, è stato tolto. E lui, da parte sua, ha liberamente il tuo tempo. Liberaci, Gesù, dal nostro egoismo, che ci spinge a dimenticarci di chi è povero e non ha nulla. Donaci la grazia di vivere come fratelli. Amen. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Crocifisso di Gesù. E il malfatto. Uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poco prima di venire, Gesù sulla croce prega che tutti quelli che lo hanno arrestato e riso condannato, fino all'ultimo istante, testimonia il vero volto di Dio. Padre, insegnaci Gesù a essere buoni e misericordiosi, come tu sei stato. Amen.
Dodicesima manifestazione. Gesù muore in croce. In questa stazione vogliamo guardare la croce e ricordare che la morte di Gesù è un atto di amore. In questa via crucis stiamo mettendo di incenso dinanzi alla croce per ricordare che l'incenso per poter fare fumo deve lasciarsi bruciare come la luce, il cielo per poter illuminare deve lasciarsi consumare. Così Gesù ci insegna che la nostra vita, per essere profumata, per essere luminosa, deve necessariamente essere tornata. Allora guardiamo Gesù in croce, come colui che ci ha dato il Signore dal fine. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Tutto è compiuto, tutto sembra finito. I discepoli fanno sorpresa nel vedere morire il loro maestro e nel vedere morire per lui i loro sogni e desideri. Insegnaci, Gesù, a non lasciarci trasportare da questo mondo e dalla malattia. Aiutaci a non arrenderci e a perseverare nella fede in te. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Giuseppe di Arimatea si presentò al Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato guardò in lui e fosse consegnato. Il gesto di Giuseppe di Arimatea ci ricorda il rispetto con cui dobbiamo trattare le persone che ci hanno lasciato. L'amore supera i confini della vita. Custodisci, Gesù, i nostri cari e figli. Donaci la speranza di incontrarli di nuovo in paradiso. Amen. Thank you.
Quattordicesima stazione. Gesù è sepolto. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse nel lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro. E si era fatto scappare nella luce. Questo è il momento del silenzio e dell'attesa. Gesù è nel sepolcro, ma porterà nel mondo una grande novità, la risurrezione. Aiutaci, Gesù, a lasciarci sorprendere per il meraviglioso dono della vita eterna, che soffrendo la croce hai donato anche a noi. Amen. E ora ci mettiamo in piedi. Abbiamo concluso il nostro percorso della via della croce. E vogliamo insieme Gesù rivolgerci a Dio. Lo facciamo con la preghiera che lui ci ha insegnato. In questa preghiera ci sentiamo tutti uniti, noi presenti, chi è a casa sta pregando con noi. Vivendo questa comunione nel Signore. Ci rivolgiamo a Dio, pregando come Gesù ci insegna. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, sì. Darci oggi il nostro pane. E rimetti anche noi i nostri beni, come anche noi rimettiamo i nostri beni. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. E ora accogliamo la benedizione, ci ritroveremo sempre benedetto Cristo a vivere insieme questo percorso che ci accompagna, sia alla pace. Il Signore sia con noi, e con il nostro spirito. Vi benedica il potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Che non ci sia più il passo.